Comandante, sono De Falco da Livorno. Sì, guarda, allora io ho avvisato anche la società. Mi dicono che ci sono dei passeggeri a bordo, sembra che ci siano un centinaio di persone, però le ripeto. Comandante, lei non mi sa dare un dato esatto. Centinaia di persone sembra. Allora, guarda, io non le so dare un dato esatto perché, le spiego, mentre stavamo facendo l'evacuazione di tutti i passeggeri, adesso gli ufficiali, ci siamo tutti quanti riuniti qua. Dove siete? Sulla scialuppa, tutti gli ufficiali? Sì, siamo io, il comandante in seconda. No, mi scusi, ma lei prima era solo col marinaio. Se gli ufficiali sono riusciti a scendere da lei, sì, vuol dire che si potevano ancora muovere. Infatti, adesso... E allora perché non tornano a bordo a vedere com'è la situazione e poi ce la riferiscono? Grazie. Adesso non si... Li mandi a bordo. Mandi una persona a bordo a coordinare. Ma io sto coordinando io. Io le sto dando un ordine, comandante. Lei deve mandare qualcuno a bordo. Ma noi andando a bordo a coordinare. Perché... Esatto, voi dovete andare a bordo a coordinare lo sbarco. È chiaro? Ma noi non possiamo salire più adesso come sta la testa e ponte a fondo. Ma perché li ha fatti scendere, comandante? Come sta scendendo? Abbiamo abbandonato la nave e la nave si è inclinata. E con 100 persone ancora a bordo lei abbandona la nave, cazzo! Io non ho abbandonato nessuna nave con 100 persone, perché la nave si è sbandata di corso e siamo stati capruzzati in acqua. Ne vedremo poi che cosa è successo, ok? Sì, ma lei... Adesso però mi faccia sapere tutto ciò che accade per ogni cosa. Ti metta lì sotto questa scialuppa e non ti allontani, è chiaro? Qua siamo, comandante, qua siamo.